Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi siamo tornati dopo qualche giorno su Rules of Survival perché ragazzi il 7 marzo arriverà il nuovissimo aggiornamento di Ross. Non è stato, diciamo, implementato niente di esagerato, non verrà stravolto il gioco come già abbiamo visto un paio di aggiornamenti fa, ma è assolutamente degno di nota e di un video spiegarvi che cosa arriverà anche per noi il 7 marzo. Vi ricordo ragazzi che di Rules of Survival gli aggiornamenti arrivano di solito verso le 10:30 del mattino, visto che in tanti mi chiedete sempre quando cacchio aggiornano il gioco, la mattina. Parliamo subito ragazzi dei nuovi contenuti. Entrerà in vigore un nuovo evento ragazzi, si chiamerà Million Reward Quiz. Però attenzione, sarà un evento in corso solo sul server nordamericano. Praticamente ci dicono che questo evento coinvolgerà tutti i giocatori ovviamente e ci sarà praticamente un vero e proprio quiz con 12 domande a cui bisogna rispondere. Se rispondiamo correttamente a tutte le 12 domande prenderemo un enorme premio in oro. Questo è quello che ci viene detto, quindi se per caso qualcuno di voi andasse e giocasse sui server americani è molto fortunato perché potrà avere la chance di avere un bel po' di gold che non fa mai male. Hanno aggiunto ragazzi la funzione scansiona per aggiungere nuovi amici e trova amici nelle vicinanze. È un qualcosa di simile per chi gioca a Barbarcoo. Non so, che quando magari volete fare un team o volete giocare in squadra, se non avete nessuno online c'è un bottone con scritto Nearby. Vorrebbe dire ragazzi che lui fa una scansione dei giocatori appunto nelle vicinanze. Io non so bene in base a quali vicinanze stia a fare i calcoli, però ragazzi in questo modo se volete giocare in squadra, nessuno dei vostri amici è online, abbiamo un modo molto più interessante, molto più veloce anche appunto per giocare in squadra con gente italiana se volete anche fare un team speak. Hanno fatto ragazzi, qua invece io parlo per chi gioca, credo tutti, almeno la maggior parte, con il proprio dispositivo mobile ragazzi, hanno aggiunto una funzione scope al giroscopio, cioè giroscopio del telefono, quella cosa, quindi si può mirare, sembrerebbe, con il giroscopio integrato nei nostri cellulari. Ci dicono che i nostri giocatori potranno andare ad attivare questa funzione nel menu ovviamente delle impostazioni del gioco e regoleranno proprio la sensibilità dell'oscilloscopio per poter, sembrerebbe, del giroscopio, scusate, per poter, sembrerebbe, mirare senza bisogno di cliccare nessun tasto. Sono molto curioso di andare a vederlo anche perché ho scaricato finalmente anche io Rules of Survival sul mio dispositivo. Hanno aggiunto ragazzi delle nuove dei nuovi effetti grafici alle SMG, quindi alle mitragliatrici leggere, le slight machine gun, non sappiamo, penso audio nuovo, effetto grafico nuovo, andremo a vedere anche questo. Invece ragazzi molto molto interessante quello che sto per dirvi, hanno aggiunto, e qua state molto attenti, il VRO, fucile quello da un colpo, il QBU88, la N94 e il Vector in Gilly Island, quindi nella mappa quella base di Rules of Survival vengono integrate 4 nuove armi che invece fino ad adesso sono disponibili solo nella Fearless Fjord, l'altra mappa, mentre ragazzi l'M1887, il Thompson, l'M14 EBR vengono invece inseriti a Fearless Fjord, quindi hanno dato un pochettino più di armi ad entrambe le mappe. Ci ricordano ragazzi, ce l'avevano già detto ma in realtà non sono riusciti a farlo probabilmente per qualche problema tecnico, invece il 7 marzo finalmente arriverà ragazzi nella Gilly Island la Battle Jeep, quella che già invece era disponibile in Fearless Fjord. Hanno aggiunto ragazzi anche una nuova guida all'interfaccia di accesso per aiutare il giocatore per praticamente riuscire a compilare meglio il form qualora dovessimo segnalare
qualche giocatore che sta hackerando o che non ha avuto un codice di comportamento corretto, ragazzi, ve lo ricordo ancora. Purtroppo ci sono un sacco di hacker su Rules of Survival. C'è veramente da apprezzare lo sforzo del team di sviluppo della NetEase per far fronte a questo problema che è davvero molto molto frequente. Hanno bannato, ragazzi, 650.000 account solo nel mese di febbraio. Quindi non avete neanche idea di che macello avranno loro. Chiudono, ragazzi, per sempre la modalità zombie, grazie, non aveva senso, invece almeno a me non è mai piaciuto tantissimo. E hanno, ragazzi, aggiunto anche una funzione cerca. Sembrerebbe, ragazzi, che i giocatori possono con questa funzione andare a cercare meglio i giocatori, gli amici che sono dentro Rules of Survival. Diciamo che hanno migliorato, ecco, la funzione cerca. Per quanto riguarda, ragazzi, invece l'esperienza generale di gioco, ci dicono e ci continuano a sottoscrivere che hanno ampliato il range di rilevamento anti-cheating e hanno rafforzato le misure anti-cheat dei client del PC, perché per il momento sembrerebbe che la maggior parte degli hacker siano giocatori da computer, quindi per adesso non dovrebbe essere così dilagante per chi gioca nei cellulari. Hanno sistemato anche, hanno stabilizzato, diciamo, uniformemente tutto il gioco. Dovrebbero, dicono, aver migliorato ancora i lag. Qua ovviamente loro si rivolgono sempre ai dispositivi mobili. Hanno migliorato, ragazzi, hanno migliorato la stabilità della Jeep e anche della mitragliatrice del glider. Quindi quella lì, il coso che vola, il glider, mitragliatrice sistemata anche quella. Hanno, ragazzi, sistemato finalmente, perché io purtroppo ho avuto questo problema, il problema dove si sentivano le voci dei nostri compagni di squadra anche se noi avevamo chiuso l'audio nel gioco. A me è capitato ed effettivamente per chi non vuole sentirli era veramente una cosa molto fastidiosa. Per quanto riguarda, ragazzi, anche altre migliorie che hanno portato nel gioco, hanno ottimizzato le prestazioni, dove hanno ottimizzato l'equazione di rilevamento degli amici nelle vicinanze. Quindi, come abbiamo già citato poco fa, la funzione NIRBY, che è quella, o NIRBY, non so come si dica, che è quella che trova gli amici nelle vicinanze, è veramente veramente portata a puntino. Hanno sistemato anche il codice QR e il relativo collegamento ipertestuale, che adesso sarà possibile, sembrerebbe, dare per darlo ai propri amici per potersi essere aggiunti. Non ho capito l'Italia, voi, noi gli diamo il codice e loro ci aggiungono tra gli amici, ecco, detta un pochettino così. Hanno, ragazzi, ottimizzato la velocità di caricamento e di ricerca dei player che si stanno unendo ad una partita unica, che sia in single mode, che sia in squad mode, sembrerebbe più veloce adesso il tempo di risposta dei server. Qua si parla proprio di ping di risposta. Hanno anche, ragazzi, ottimizzato gli effetti sonori e grafici di quando andiamo a richiedere un supply box. Vedremo, probabilmente hanno dato una rinfrescata, diciamo, ai suoni che già c'erano. E hanno anche ottimizzato le icone di presentazioni della Jeep di battaglia, credo che sia proprio quella che si vede quando magari ci viene contro lì in alto dove ci sono le coordinate, e anche della mitragliatrice dell'Aliante, che sarebbe del Gilder. Per chiudere, ragazzi, hanno risolto il problema, ok, della posizione inaccurata dopo che il giocatore ha che casino, praticamente c'era un problema di quando si andava a giocare a schermo intero. Questo è più per i giocatori da computer, a volte c'erano dei bug che ti facevano crashare il gioco giocandolo a full screen, ovviamente sul computer. Hanno risolto anche questo problema, ragazzi, e hanno risolto anche dei bug che invece erano relativi a Gilly Island, dove c'era ancora quel problema praticamente del fucile che trapassa il muro. Sembrerebbe dei colpi che siano stati sistemati, sai, tu sei dietro una casa, il giocatore avversario magari sa che sei lì, c'era il bug che sparava al muro e ti colpiva, non si è ben capito come fosse possibile, ma sembrerebbe che abbiano risolto anche questo. Beh, ragazzi, io direi che per oggi è davvero tutto. Questo è quanto troveremo nell'aggiornamento del 7 marzo su Rules of Survival. Io lo ricordo sempre però, ragazzi, di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto, ciao.